Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio appena pubblicato da Campana Edizioni dal titolo Tutti i perché della Torre, riflessioni a 850 anni dalla fondazione della Torre di Pisa di Sergio Costanzo, che abbiamo il grande piacere di avere con noi e che finalmente ci racconterà tutte le verità sulla Torre, io spero. Quindi, come sempre, non rubo altro tempo e lascio la parola all'amico Sergio. Prego, a te. Allora, grazie Maurizio, bentrovati a tutti gli appassionati che ci seguono, che ci seguiranno. Prima di tutto volevo dire questo, il perché dopo 850 anni e dopo fiumi di tonnellate di libri scritti, fiume di parole che sono state spese, io abbia sentito la necessità, forse da un certo punto di vista anche il dovere di dire la mia sulla Torre. Ora, magari non tutti mi conoscono o meno, però insomma sono circa 30 anni che indago sui tre monumenti più importanti di Pisa, Cattedrale, Torre e Battistero, e anche se sembra tutto scontato, tutto scoperto, in realtà non è così. Quindi diciamo che questo libro è un pochino anche provocatorio. Prima di tutto perché purtroppo la Torre di Pisa è forse, insieme al Colosseo, il monumento più conosciuto al mondo, il più fotografato, ma è trattato un po' come si fa oggi, con molta sufficienza, cioè i turisti arrivano a Pisa, fanno un selfie, fanno la famosa foto con le mani che restano lì a sostenere la torre e se ne vanno. Non c'è approfondimento, e non, so, sarebbe un discorso lungo quello del mercato del turismo e della proposta e dell'offerta, ma non è, diciamo, di nostra competenza oggi. Poi c'è un altro, come dire, motore che mi ha spinto a scrivere, che è quello della banalizzazione. Io non demonizzo Wikipedia, perché Wikipedia è uno strumento, però purtroppo da Wikipedia e copiate e incollate in 800.000 lingue e 800.000 siti nel mondo, le notizie intorno alla torre sono sempre le stesse e purtroppo banali. Si leggono cose improprie. A Pisa c'è addirittura un comitato di persone che controlla quello che viene scritto qua e là e poi chiede la revisione sulla base dei documenti storici perché è scorretto, no? Come dire, inventarsi cose intorno a quello che è il processo storico di ricerca dei documenti. Poi c'è anche una, diciamo, lotta più intestina, lotta pisana. Volente o nolente, tutti sappiamo cosa sia l'esterofilia, e quindi l'idea che in un paesino sconfinato, sperduto, nella profonda America ci siano cose più ganze, come diciamo noi, che in una città italiana, no? Un nessuno venuto dall'estero sembra più affascinante o più interessante di uno che magari sono 50 anni che sta qui e si fa il mazzo. E questa esterofilia non è proprio il caso, ma l'ho citata per dire che c'è sempre stata, perché la prima polemica è del 1700, una tendenza, almeno a Pisa, a tentare di appiccicare ad un monumento, ad un evento, ad una casa, ad una via, qualcuno di nobile, qualcuno di estero, qualcuno di importante, maggior risalto e maggior tono, secondo chi propone queste cose, a ciò che si va a descrivere. E nella fattispecie, per quanto riguarda la torre, non sapendo nessuno in modo certificato e certificabile chi sia stato il fondatore, cioè colui che ha tracciato il primo giro di fondazione, da tempo immemore si sono attribuiti a dei nomi, ma andandoli a pescare qua e là. Figure che magari sono passate da Pisa, che magari avevano competenze, un bronzista, uno scultore, e ce l'hanno appiccicata. Nella fattispecie, le persone più, come dire, nominate sono Bonanno Pisano, che appunto era un bronzista, che
E solo il bronzista sapeva fare, era talmente bravo che fu anche chiamato in Sicilia alla corte normanna perché fu commissionato di produrre il portale del Duomo di Monreale, tanto per dirne uno. Quindi era uno che viaggiava, era uno che sapeva il suo mestiere, ma di certo non era un fondatore e un posatore, non era un lapidarium, non era un cementarium, non era un Fabrice, non era un magister. E poi c'è Dio ti salvi. E a Pisa, a Dio ti salvi, gli hanno attribuito tutto, anche le ricette dell'uovo sodo, no? Giusto per parlare in termini. Io mi sono schierato contro questa, fretta, banalizzazione e anche un po' di supponenza da parte degli accademici che con molta fa facilità dicono, ma tanto fu Dio ti salvi. E quindi cosa ho fatto? Negli anni ho cercato di accumulare documenti, per quanto possibile, che riguardassero la piazza, di chi fossero i terreni, quali atti di vendita o compravendita sono stati istituiti, quale forme di organizzazione per fondare la fabbriceria che ha fatto costruire prima la cattedrale nel 1063, poi il battistero nel 1152 e infine la torre nel 1173, e via via sono emersi particolari e dettagli che hanno, come dire, reso possibile avviare uno studio di natura un pochino diversa rispetto a tutto ciò che è stato detto finora. Voglio tornare un attimo su Dio ti salvi, perché a lui sono state attribuite in Pisa addirittura due autori hanno scritto un libro, Il Secolo d'Oro, l'architetto del Secolo d'Oro, anzi, attribuendo a questo artista, che artista evidentemente è stato, tutte le opere che sono state progettate in un cinquantennio nella seconda metà del XII secolo. E in modo anche qui superficiale non si è andati a capire chi fosse questo Dio ti salvi, perché le opere che gli sono attribuite sono di natura monacale e di natura civile. Ora, forse pochi sanno che ancora oggi un architetto che facesse parte di una congregazione, di un ordine monastico, che ne so, i Cavalieri San Giovanni, poteva operare all'interno dei cenobi tenuti e retti dai Cavalieri San Giovanni. Non poteva andare a lavorare in un monastero che fosse eretto da benedettini o domenicani, figuriamoci poi se poteva andare a fare, il consulente, diremmo oggi, o il progettista di opere di fortificazioni o torri di porto o, per esempio, le mura della città che sono state a Pisa iniziate nel 1156. C'era una netta separazione di cariche, d'accordo? Siccome quindi questo Dio ti salvi pare abbia contribuito alla costruzione della chiesa del Santo Sepolcro in Pisa, che è stata costruita dai Cavalieri San Giovanni di Gerusalemme, non può, ma proprio non può, non poteva in nessun modo aver contribuito all'elevazione dei monumenti della piazza del Duomo di Pisa, perché la committenza è stata civile, cioè è stato il comune della città a chiamare un architetto civile e a far fare il progetto. Quindi sono sottigliezze, ma sono sottigliezze che piano piano tolgono, sgombrano il campo da imprecisioni e devono portare poi a dare chiarezza. Quindi il libro come è stato costruito? Intanto il titolo, Tutti perché della Torre, perché io pongo dentro il libro, in una sorta di indagine poliziesca, circa 190-196 domande, e le pongo al lettore, ma le pongo insomma per farlo riflettere, perché il dubbio è il primo passo verso la conoscenza. E quindi, se io e il presidente Calì stamattina siamo qua a discutere di questa cosa, la storia non potrà mai riportare che noi nella mattinata del 21 luglio eravamo a progettare un battistero, perché le prove dicono il contrario. E quindi, anziché porre evidenze, pongo domande, cioè come facevano Sergio e Maurizio ad essere in questo posto se un documentario certifica che erano da un'altra parte? E
con tutti questi quesiti, che chiaramente camminano lungo un fil rouge, un percorso logico, tento, spero, di indurre il lettore a fare una riflessione molto più profonda di quanto non sia, come dire, quella di passare un quarto d'ora a leggere notizie su un sito piuttosto che un altro. Alla fine di questa prima parte, quindi, si generano più dubbi che risposte. Nella seconda parte, invece, riprendendo anche gli studi di una mia precedente pubblicazione, Recinti Sacri, affido alla matematica e in particolare all'utilizzo dei numeri irrazionali, quelli che Pitagora chiamò gli halogos, la progettazione e la distribuzione degli spazi e soprattutto delle misure e delle distanze fra i monumenti e la loro collocazione nello spazio. Quindi non sono io, Sergio Costanzo, a dare risposte, ma è un modello matematico che, ci tengo a dirlo, fu presentato a suo tempo al Dipartimento di Scienze Matematiche e validato dalla professoressa Cerrai, ordinario di matematica, come rispondente a tutti i crismi di scientificità. Quindi, anche se sono stato io a scriverlo, anche perché un po' di matematica l'ho studiata, diciamo che esiste anche un imprimatur. Ci tengo a dire che la teoria progettuale della cattedrale Battistero e Torre è stata anche accolta dall'opera della primaziale, ovvero l'opera che ad oggi è la proprietaria, che è una, come dire, società privata, la proprietaria dei tre monumenti, diciamo, questa teoria progettuale è stata inserita nei quaderni dell'opera, che è l'archivio di tutti i contributi che vari scienziati, studiosi nel mondo hanno dato alla conoscenza di questo complesso architettonico monumentale. E, insomma, per dirne una, il primo a scrivere nei quaderni dell'opera fu il Vasari, e da lì in poi pochi hanno avuto il privilegio di, come dire, essere pubblicati nella collezione privata. Non lo dico per farmi grande, non, sono una persona magari apparentemente, come dire, sicura così, però dietro queste affermazioni ci sono almeno 3 decenni di studio e più che altro uso la consapevolezza. Quindi, una volta chiarita la questione del perché la torre sia disassata rispetto all'allineamento perfetto di Cattedrale Battistero, il perché, il per come, le misure, le dimensioni, le proporzioni, alla fine affronto nella terza parte una, come dire, una parte romanzata, una parte plausibile, possibile, ma ovviamente non veritiera, di come verosimilmente andarono le cose, perché poi il lettore deve anche essere, come dire, un po' gratificato dall'idea di essere lì, essere spettatore. E ho tentato in questa terza parte del libro di coinvolgere il lettore come se fosse uno spettatore che ha assistito all'atto della fondazione. Cito una cosa per tutti: penso che Leonardo Fibonacci non abbia bisogno di presentazioni. Secondo la cronologia storica, all'atto della fondazione della torre, Leonardo aveva 3 anni. Quindi, in questa terza parte, che è un pochino più romanzata, più se vogliamo ludica, leggera, inserisco anche un bimbo, Leonardo, che col padre Bonacci va, appunto, Leonardo Filius Bonacci, che poi è diventato Fi Bonacci, va a vedere, come tantissime persone, curioso, l'atto di fondazione della torre, cade, si sbuccia un ginocchio e i fondatori della torre glielo lavano con l'acqua che si erano portati dietro per bere. Si erano portati dietro per bere perché la torre è stata fondata il 9 agosto, e quindi entriamo un pochino nel succo. Diciamo che anche notazioni o valutazioni di ordine economico, logistico, sono importanti quando si affronta uno studio del genere.
Diciamo che il concetto di ferie e di vacanza è abbastanza moderno, non se ne parlava, che ne so, anteguerra, figuriamoci nel Medioevo, si lavorava, punto e basta. Però immaginare di dover fondare un monumento al di là delle condizioni della temperatura, della calura, pone dei seri problemi per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali, perché una torre che pesa diverse centinaia di tonnellate di calcare, ovvero marmo, cavato nei monti vicino e trasportato lungo fiume, e beh, in agosto, data la conoscenza del nostro territorio, è abbastanza improbabile che ci sia un apporto di acqua sufficiente per accumulare e portare materiali, per veicolare questi blocchi enormi, di marmo che su piccole imbarcazioni fluviali non avrebbero potuto, come dire, essere trasportati. E anche questa serie di considerazioni, l'anno, il periodo storico, un momento non troppo felice per Pisa, perché c'erano state, insomma, un po' di querelle anche a livello politico, a livello gestionale della città, con i poteri che spesso andavano in conflitto. Si decide di fondare la torre il 9 agosto e quindi diciamo arriviamo a quella che può essere considerata un pochino la prima scoperta, cioè perché i fondatori hanno scelto il 9. Quindi sono andato indietro nel tempo a ricercare chi e come ha fatto cosa il 9 agosto nel tempo e arrivando alla romanità si scopre, per esempio, che il 9 agosto Giulio Cesare vinse la battaglia di Farsalo e, entrato in Roma, decise di dedicare al sole indigete, ovvero questo dio antico il sole nativo, indigeno o indigete, si trovano tutte e due le forme per descriverlo, di una data località. Quindi con le coordinate solari, con le coordinate astronomiche del 9 agosto, templi e punti di osservazione erigendo degli gnomoni, delle torri, che producendo le loro ombre avrebbero potuto dare la scansione del tempo. Quindi in Roma c'è la consapevolezza, in Roma ma nel mondo classico, che insomma il tempo lo si può decriptare e osservare attraverso lo scorrere delle luci e delle ombre. È storia che conoscono un po' tutti, ma poi succede qualche anno dopo una cosa interessantissima, ovvero Ottaviano Augusto, il 9 agosto, entra, qualche anno dopo, entra da imperatore vincitore, avendo sconfitto le truppe di Antonio, in Alessandria d'Egitto. Cleopatra si suicida e Ottaviano Augusto di colpo diventa re d'Egitto, faraone e dio. Non vanno dimenticate queste cose. Che dio è? È un dio solare. È il dio che entra nella città del sole e Ottaviano Augusto decide che, in quanto imperatore di Roma e dell'impero romano, trasferisce a Roma tutti i poteri conferiti dal Dio Sole e Roma deve diventare la città del Sole. Quindi cosa fa? Fa smontare gli obelischi, inizia quest'opera di predazione, rapina, insomma, chiamiamola come vogliamo, può anche sembrare tanta gloria, ma poi, insomma, ognuno ha commesso anche errori, no? Col senno di poi, ma a quel tempo Ottaviano Augusto decide di far diventare Roma la città del Sole. Quindi porta gli obelischi che oggi possiamo ammirare a Montecitorio, in varie parti, hanno avuto vicende strambe, sono stati demoliti, rimontati, riposizionati in posti dove non dovevano essere. Però alla fine, sia al Circo Massimo vengono eretti i due obelischi che sul Montecitorio, ma anche sul Colle Quirinale. E con la costruzione anche di tutto quel complesso che comprendeva la Rapacis, Ottaviano Augusto fa diventare Roma un immenso tempio di osservazione del sole dove gli obelischi fungono da appunto gnomone. Cos'è la Torre di Pisa, fondata il 9 agosto? Nell'intenzione dell'architetto progettista
è il campanile della cattedrale di Santa Maria e quindi uno strumento che non solo doveva suonare le campane, ma doveva servire a decifrare lo scorrere del tempo, a scansionare i ritmi delle stagioni e soprattutto i ritmi laici e religiosi della città. Se ci fosse la possibilità, lo abbiamo fatto l'altra notte, siamo andati con circa 120-150 persone in piazza e poi si sono uniti tutti i turisti che erano lì la notte alle 11 a osservare il cielo sopra la torre e a osservare i bassorilievi, le fenestrature e tutti i riferimenti solari che sono soprattutto nei piani bassi della torre, perché la torre con le sue feritoie doveva raccogliere le lame di luce dei soli nascenti agli equinozi e ai solstizi e decretare l'inizio e la fine della stagione. Quindi la torre, che poi è una colonna di colonne, una colonna cava fatta da colonne, nasce come obelisco e in quanto tale, in relazione alla conoscenza degli architetti e a culti solari, viene fondata il 9 agosto, che è la data dedicata al sole indicete. Io l'ho un po' stringata, la trattazione sul libro è molto più ampia, ci sono un sacco di esempi, però questo è un fatto. E l'altro fatto importante è che per 850 anni tutti i bassorilievi zoomorfi che sono alla base della torre, ai lati del portale, non sono stati decriptati. Nessuno ha saputo capire cosa potessero dire o non potessero dire. E allora lì c'è stata, insomma, una sorta di intuizione, mi sono pure fatto aiutare da persone chiaramente più esperte di me in astronomia e fortunatamente ricorrendo a programmi di, come dire, simulazione della volta celeste che ho comprato, scaricato, su cui ho studiato giorno e notte. Sono andato e devo dire, usare il plurale, siamo andati con persone che ne sanno molto più di me, indietro in questa sorta di macchina del tempo a verificare quali fossero gli allineamenti delle stelle e dei pianeti nella data del 9 agosto 1173 e anche poi nelle altre date simboliche significative, quindi agli equinozi e ai solstizi. E cosa è venuto fuori? E nel libro ci sono questi diagrammi che sono stati stampati anche dalla casa editrice, lo faccio vedere, non si capirà un granché, però insomma sono cartoline opzionali con l'acquisto del libro, opzionali, cioè si comprano insieme al libro. È venuto fuori che i bassorilievi zoomorfi che sono alla base della torre rappresentano né più e né meno l'era, l'anno e la data di costruzione, perché le costellazioni di Orsa, Drago e Toro in una data, Orsa, Drago, Ariete e Saturno in un'altra, danno degli allineamenti particolari che sono possibili solo e soltanto in quella data e a quell'ora. Non so, comunque. Vabbè, diciamo che spero che tutti conoscano cosa sia il fenomeno della precessione degli equinozi, ma un allineamento di stelle in una data configurazione si può ripresentare identico a se stesso soltanto dopo 36.000 anni. Quindi gli allineamenti osservati in quelle notti, nella fondazione agli equinozi e solstizi, sono unici, come lo sarebbero se li osservassimo oggi. Li osserviamo stanotte, ma domani sono già cambiati. E quindi, anche da un punto di vista di studio, come dire, astronomico, del significato e della vicinanza della torre al cielo e di questa creazione di un canale di comunicazione fra l'alto e il basso, se ne parla nel libro. Poi, inevitabilmente, visto che diciamo, non si sa chi abbia fondato la torre, è anche giusto così, è normale che sia così, e ora vi spiego perché. Ho comunque cercato di dare risposta a quella che è la grande curiosità: ma chi è stato? Chi è che ha avuto quest'idea? Quindi, diciamo,
Affermo, fino a qualcuno che mi smentirà, che il processo, ma è abbastanza comprensibile se si spiega anche alla luce della matematica, Cattedrale, Torre e Battistero sono state concepite in un unico momento, da un'unica mente, e, come dire, progettate come corpo unitario. Praticamente sono tre monumenti, ma è come se fossero cuore, polmoni, cervello di un essere umano. Sono nutriti dalla stessa linfa, sono strutturati secondo le stesse regole, sono distanziati secondo le norme che l'architetto si è dato per la progettazione della cattedrale. Chiaramente il processo di costruzione di tutta la piazza è avvenuto nel tempo e i posatori, cioè coloro che hanno messo in opera l'abbellimento della cattedrale, il prolungamento, la fondazione del battistero, sono state persone diverse, perché dal 1063 al 1173 passano 110 anni, poi la torre si è inclinata, insomma, alterne vicende, quindi diciamo ci sono 3 secoli di lavoro e questi 3 secoli di lavoro le hanno fatte persone diverse. Ma la progettazione è stata una e una sola e è stato l'architetto Buscheto che ha progettato questo. Tant'è che nella sua lapide di sepoltura in facciata della cattedrale è rappresentato astuto come Ulisse e competente come Dedalo che creò il labirinto, mentre le lapidi tombali di tutti gli architetti che si sono succeduti, e quindi i vari Guglielmo, le varie persone che sono state dopo, sono sepolte e c'è scritto qui già Tizio o Caio, prudens operator. Sono due cose completamente diverse, fare il magister e il prudens operator, perché il prudens operator è colui il quale prende il progetto che qualcuno gli ha affidato e lo porta avanti con molta prudenza e con molta attenzione. Invece il problema, appunto, cioè l'errore che tento di sfatare con questo libro è che siccome, che ne so, Biduino è stato un eccelso scultore, allora è stato pure maestro, progettista, architetto, ma non è così, non funziona così, perché nell'analisi di queste storie ci dobbiamo spogliare di tutte le nostre sovrastrutture, cioè proprio essere nudi concettualmente e anche culturalmente, e tentare di calarci in quelle che erano le mentalità, in quelle che erano le idee dell'architetto del tempo, in quelle che erano le competenze, usare gli strumenti che hanno usato loro. Non io ho usato anche AutoCAD 2020 e ho fatto delle ricostruzioni tridimensionali. Per amor del cielo, oggi abbiamo altri strumenti, ma lo fate solo per, come dire, certificare e rendere anche visibili, possibili, quelle cose che invece gli architetti hanno fatto con qualche metro di corda con picchetti e con ascia, né più e né meno. Spendo una parolina ancora sul discorso dei fondatori, perché qui nessuno me ne voglia, la storia della Chiesa purtroppo è anche costellata di episodi, periodi, insomma, quantomeno particolari. Quindi a un certo momento la struttura dell'istituzione Chiesa nascente nel V, VI secolo, decide e decreta che tutte le conoscenze che c'erano prima, quindi la conoscenza classica greco-romana, ciò che veniva da Oriente, furono decretate da Papa Silvestro come fisicamente impossibili. Parte un po' una nota caccia alle streghe che culmina poi in fenomeni di Inquisizione, ma insomma, ci interessa relativamente, ma il problema qual è? È che se Eratostene aveva calcolato con perfezione le dimensioni della Terra, la sua sfericità, il suo raggio, se un signore come Piteas, cartografo cartaginese, aveva navigato dalla costa d'Avorio fino all'Islanda, certificando latitudine e longitudine di tutti i porti che aveva incontrato, come si fa poi a un certo momento a dire che la Terra è piatta, che certe culture o certe cose non esistono. Quindi nasce quel fenomeno di preservazione delle conoscenze in cerchie molto ristrette, quali quelle degli architetti, che non andavano a raccontare a nessuno
quello che conoscevano, perché se no, come Cecco d'Ascoli nel 1358 venivano bruciati perché Cecco d'Ascoli portava avanti la teoria degli antipodi. Allora, che fa l'architetto? Accetta il lavoro, sfrutta le sue conoscenze per la progettazione, ma non dice a nessuno come ha fatto. E arriva un signore nel VI secolo che si chiamava Benedetto, che è il santo, forse l'unico che mi sta veramente simpatico, santo suo malgrado, che scrive la famosa regola che poi dà lo spunto a tutte le regole monastiche. E all'articolo 56 dice che l'architetto, o comunque il fabbricatore, colui che costruisce, che si vanterà della sua scienza, sarà bandito dal convento, sarà radiato dall'ordine e finirà all'inferno come i peggiori criminali. Quindi San Benedetto, che quattro lingue, che traduceva dal greco, dall'aramaico, ovviamente dal latino, e capisce che preservare la conoscenza è importante, maschera in un articolo della regola una sorta, come insomma, un linguaggio fra agenti segreti, una sorta di messaggio. Non dite a nessuno quello che fate, non dite a nessuno chi siete, non scrivete da nessuna parte. Siete gli architetti progettisti, e infatti delle migliaia, decine, centinaia di migliaia di chiese medievali o di opere costruite durante il Medioevo che sono sparse in tutto il bacino del Mediterraneo, tanto a est quanto a nord, conosciamo soltanto il nome di cinque, perché magari c'è stata una causa perché non li pagavano, come Andrea d'Orsenigo per il Duomo di Milano, oppure post morte a Pisa si è decretata una lapide in onore del progettista, ma il progettista non l'aveva detta a nessuno cosa faceva e cosa non faceva. Oppure qualcuno che è stato chiamato, allora esistono delle lettere di, come dire, chiamata, per favore vieni in Inghilterra che devo costruire qualcosa, mi serve il tuo aiuto, ma non c'è scritto da nessuna parte, che ha firmato un progetto. Capite dunque che disquisire e voler trovare per forza l'artefice delle fondazioni dei monumenti è un'operazione sciocca che noi uomini moderni facciamo con la nostra arroganza e presunzione, mentre non era costume e, come dire, abitudine, non era norma per l'architetto medievale, perché, e chiudo, quello che animava l'architetto medievale derivava dal primo rapporto di committenza, appunto, fra chi decide di costruire un tempio e chi lo realizza. E il primo rapporto di committenza è nella Bibbia, nel Libro dei Re e nelle Cronache si trova Dio che chiede prima a Davide, ma gli ha detto, però è sparso troppo sangue, e quindi chiederò a tuo figlio Salomone di costruirmi una casa sulla terra. E quando diventa grande e si piglia sulle spalle questo popò di peso, si fa una domanda: e chi sono io per costruire una casa che contenga il Dio dei cieli che i cieli dei cieli non riescono a contenere? Marco Pollone Vitruvio, architetto del primo secolo in Roma, quindi 2000 anni circa dopo i dubbi di Salomone, dice la stessa cosa. Ovvero, se Dio o gli dèi, perché il fenomeno della creazione è trasversale in tutti i popoli del mondo, se un Dio crea il mondo e un architetto è chiamato a costruire la casa di Dio sul mondo, e beh, non la può fare come gli pare. Non può dire, ma io ho spazio, ma io ho gli schiavi. No, deve rispettare quelle che sono le regole che la natura offre, le dimensioni che sono desumibili dall'osservazione in primis di sole e luna, della volta celeste e delle misure che ne derivano, e costruire qualcosa che è in stretta correlazione e in stretta relazione con la creazione del mondo, ovvero la prosecuzione dell'opera della creazione. E in questo processo, l'essere una piccola pedina della prosecuzione della creazione pone l'architetto in una condizione di silenzio totale. Rispetto a Dio è soltanto anche lui un prudentissimo operatore, e quindi non lascia traccia, non lascia testimonianza, non lascia nulla
che possa far risalire a un nome, a un cognome, la fondazione di un monumento o di un altro monumento. Questo un po' il succo di questo libro, con la voglia e col desiderio che si possa leggere e che finalmente la torre diventi, la torre e la piazza tutta diventi, un po' come nel libro lo dico abbastanza chiaramente, la torre alla fine è femmina e chiede di essere amata, ma soprattutto chiede di essere ascoltata. E allora per ascoltare dobbiamo sederci, stare in silenzio e osservarla. Chiedo a tutti quelli che verranno a Pisa d'ora in poi di dedicare una mezz'ora di contemplazione, perché solo così si può iniziare a capire cosa sia veramente la Torre di Pisa. Diciamo che ho finito, poi Maurizio, se hai domande o curiosità. Le domande ne avrei tantissime perché è un argomento, non ti sei scelto una cosa semplice. No, No. per niente. Ma se non ti conoscessi, quindi io credo che la cosa migliore sia ricordare il titolo e invitare tutti ad acquistare il libro in libreria perché è la cosa migliore che possono fare. Il Sì, titolo. libreria, scusami, Sì, vai, vai. no, no. Poi dico anche questo, perché il titolo è Tutti i perché della Torre, riflessione a 850 anni dalla fondazione della Torre di Pisa, appena pubblicato da Campano Edizioni, dove il libro si può anche acquistare online con 5% di sconto, quindi basta andare sul sito dell'editore e ordinare il libro, che è ancora più comodo che andare a comprarselo in libreria, però questo se mi sentono i librai mi fumo. Vabbè. E quindi ti ringrazio tantissimo per questa presentazione e a tutti i nostri utenti ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove insieme a questa troveranno anche tutte le altre video presentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora, Sergio, e buona giornata. Grazie a voi, grazie a tutti e sai Maurizio, comunque rinnovo l'invito, ti vorrò sotto la torre e ti racconterò, da bocca a orecchio, come si faceva una volta, alcuni segreti. Magnifico.